Le attese non sono andate deluse. Ora che i corsi di formazione Pondi 4 avviati al Marco Polo di Bari sono entrati nel vivo con gli incontri del 24 e 25 settembre e con i docenti corsisti impegnati ad orientarsi nel mondo del social learning. Germano Paini, l'esperto, ha subito chiarito la questione di partenza. L'apprendimento oggi avviene per lo più in rete. E questo ci sottopone ad un overloading di informazioni che bisogna imparare a gestire. Usare la rete per gestire i contenuti, perché la rete porta un sacco di informazioni, anzi diventa necessario immaginare come noi possiamo gestire la rete per cercare di capire come noi possiamo discriminare nelle informazioni. La qualità dell'informazione, soprattutto in un momento di grande ricchezza, dipende dalla nostra capacità di gestire quella ricchezza. Occorre dunque una metodologia capace di aiutarci a gestire in modo sistematico e fluido la complessità dei contenuti, operare per connessioni e confronti, per comparazioni. Qual è, nelle cose che abbiamo detto finora, il modello che favorisce, cioè l'approccio che favorisce questa comparazione? È quello che peraltro voi avete adottato con quell'interazione della network interaction, cioè quella per cui un contenuto si collega ad un altro per un argomento, per interesse, per vicinanza, per possibilità di confronto. Per Paini, a gestire le informazioni può aiutarci la metodologia dell'iperpertinenza. Se noi adesso prendessimo un argomento, dobbiamo prevedere la possibilità non di ragionare come se quello fosse un contenuto proposto in forma trasmissiva erogativa, ma dobbiamo, siccome vogliamo raffinare la nostra capacità e la capacità dei nostri studenti di interpretare gli argomenti che proponiamo, cercare di metterli in discussione, di metterli a confronto. Strumento principe dell'iperpertinenza sono le tag. Per risolvere il problema di eccesso di informazione, l'unica soluzione è aggiungere ancora informazione. Cioè noi abbiamo tanta informazione, anziché cercare di frammentare l'informazione dobbiamo aggiungerne una. Quell'informazione è la tag, l'etichetta. Ma non basta. Operare in rete significa utilizzare a fondo le sue potenzialità social. Per questo il tagging è sociale. Social tagging, cioè la possibilità per tutti gli utenti di taggare, di mettere una tag descrittiva di un certo contenuto, di metterne più di una e di fare in modo che quelle tag entrino in relazione con le tag che gli altri utenti hanno usato.